Ciao e benvenuti in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente di immagine. Se sei nuova in questo canale, benvenuta. Parliamo di moda, sostanzialmente parliamo di... Sì, parliamo solo di moda. Iniziamo con questo video. Oggi parliamo... oggi non so bene come chiamarlo questo video, infatti non so quale sarà il titolo, ma sicuramente il titolo conterrà la parola errore, ovvero parleremo di errori. Sono pochi errori, sono 5 errori che mi sono venuti in mente che secondo me noi donne commettiamo, abbiamo commesso e commetteremo, o commetteremo, non è detto, nel momento in cui si parla del nostro guardaroba, dello shopping, ma direi proprio del nostro guardaroba in generale e di noi stesse anche un po'. Quindi, dato che il titolo è un po' ignoto, mi verrà in mente, direi di cominciare questo video. Prima di cominciare, però, ti ricordo, come sempre, lo so che è un po' noioso, però ti ricordo di lasciare un like che mi fa sempre tanto tanto piacere, e di iscriverti al canale, di lasciare anche un commento se ti fa piacere, io sono sempre molto felice di leggerli. E adesso iniziamo davvero con il primo errore, con il primo errore. Allora, il primo errore che commettiamo, che mi sono accorta, che la maggior parte di noi commette, è quello di non conoscere davvero se stesse. Non conoscere se stesse, non conoscere il proprio stile e quindi di conseguenza sbagliare a comprare. Non conoscere se stesse automaticamente porta a non sapere quello che il nostro armadio contiene, o meglio, non sapere cosa mettersi la mattina, perché quello che c'è all'interno del nostro armadio non ci piace in quanto non ci descrive, non ci rappresenta. È importantissimo, infatti, partire da un'idea chiara di quello che si è. Ora tu mi dirai, grazie, come faccio a sapere chi sono se il mio dubbio è proprio chi sono, cioè qual è il mio stile? Allora, a parte che ti lascio qua un video che avevo fatto su come trovare il proprio stile, che secondo me è molto utile, avevo delineato dei passaggi abbastanza chiari, abbastanza semplici, che possono aiutarti. Ma quello che ti posso consigliare è di chiederti come vorresti sentirti, cioè quando ti guardi allo specchio come vorresti vederti e capire, quindi da quello, partire da quello per capire quali possono essere le parole chiavi del tuo stile, ovvero qual è secondo te lo stile, ma semplicemente anche delle parole con le quali potresti descrivere il tuo stile, da quello puoi far partire la tua ricerca, ovvero puoi scrivere su internet, utilizzare Pinterest, utilizzare il web in generale, Instagram, tutte le fonti di ispirazione e scrivere appunto le tue parole chiavi e da là vedere che outfit magari gli altri costruiscono intorno a quella parola, in modo tale da poterti un po' far ispirarti, eccetera. Ma davvero tutto ti può ispirare, i film, la musica. Guarda quel video e avrai tutto più chiaro. Ma comunque soltanto così poi potrai davvero capire se il tuo armadio ti rappresenta e va nella tua stessa direzione o se va da una direzione opposta, se proprio non va, e da quella appunto ricominciare, ricostruirlo o aggiustarlo anche semplicemente. Secondo errore che spesso commettiamo è quello di non riuscire a lasciare andare i nostri capi, ovvero quei capi a cui siamo più affezionati, ma anche ai quali non siamo proprio affezionati. C'è chi è davvero molto bravo a togliere ciò che non indossa più dal proprio guardaroba, quindi a non farsi problemi, a dare in beneficenza o a regalare i capi, i vestiti, gli accessori, e chi invece se ne fa tanti di problemi. Io ero una di quelle persone che proprio si affezionava ai capi, anche se magari non li aveva mai messi, però ero sempre là che dicevo, vabbè, prima o poi magari lo metto, è un peccato, cioè sono soldi sprecati, buttati. Quindi ero una di quelle, però ho capito che non ha senso tenere nell'armadio pezzi che non indossiamo. Uno, perché avremmo sicuramente la sindrome la mattina del non ho nulla da mettermi anche se ho l'armadio pieno di vestiti, perché ovviamente l'armadio contiene vestiti che o non ci vanno o non ci piacciono. È normale perché il nostro stile cambia nel tempo, i nostri gusti cambiano e non è che ce ne dobbiamo fare una colpa, è assolutamente la norma. E oltre al fatto che magari dimagriamo, ingrassiamo, cresciamo, tutto cambia, quindi è normale che cambi anche il nostro armadio, direi. Quindi, oltre, certo che poi se possiamo risparmiare soldi e denaro, a chi è che non fa piacere? Però, insomma, sì, è necessario fare un cambio comunque.
Quello che ti consiglio io è di quindi togliere tutti quei capi che non metti, perché appunto è inutile tenerli. Se ci sei particolarmente affezionata perché hai un ricordo legato, sentimentale, eccetera, ti consiglio di metterli in una scatola piuttosto, cioè non lasciarli nel tuo armadio se non li indossi. Piuttosto li metti in una scatola, fai scatola sentimentale dei ricordi e metti là tutto quello che appunto non indossi più. Se invece sono capi di valore, che spesso mi capita di confrontarmi con persone che magari hanno investito su un capo e poi si sono resi conto di non sfruttarlo, a maggior ragione è necessario venderlo. Ci sono tantissimi modi oggi per vendere i capi, anche se non sono di valore in realtà, ma appunto se sono di valore, se hanno un prezzo, ti consiglio di venderlo. Terzo errore che spesso si commette è quello di non avere abbastanza capi basic. Non sono una di quelle persone che ti dice devi avere questo pezzo, questo pezzo, questo pezzo. Credo che sia difficilissimo fare una lista generale di capi basic per qualsiasi persona, perché credo che ognuno di noi abbia un proprio lifestyle, un proprio stile di vita, quindi un proprio fisico, i propri gusti, quindi è davvero difficile creare una lista di cose da avere, i must have. Non mi piace infatti mai parlare di must have per tutti, però sicuramente quasi tutti gli outfit hanno almeno un capo basic, sono composti da un capo basic, che sia un pantalone, che sia un maglione, che sia una giacca, che sia un piumino, che sia qualsiasi cosa, una camicia, è un capo basic, il pezzo chiave, il pezzo da cui si parte solitamente, o che invece va a completare, a definire il look. Quindi quello che ti consiglio io è di appunto andare nel tuo armadio, aprire le ante del tuo armadio e capire se ti mancano dei pezzi basic, a parte che te ne accorgi, però farci caso. Quindi se la mattina tu dici sempre oddio mi manca quel dolcevita nero, vai a comprarle il dolcevita nero, perché il dolcevita nero ti può salvare la vita in tantissime occasioni. Così come tantissimi altri pezzi, però appunto state. È inutile, infatti, molto spesso noi ci facciamo abbindolare da paillette, cose sbrilluccicanti, quello stivale col tacco 12, quella scarpa importantissima. Ma poi, quando le indossiamo, stai parlandoci, cioè, a meno che tu non abbia una vita bellissima dove esci tutte le sere e insomma. È anche difficile, ai tempi d'oggi, però non si sa mai, alzo le mani, una vita che magari mi piacerebbe anche avere, però io se compro un vestito di paillette probabilmente lo indosso una volta, due, se proprio va bene. Quindi insomma ho capito su dove, su che direzione andare. Quarto errore che spesso commettiamo è quello di non sperimentare con i nostri outfit. Noi donne siamo sempre di corsa, no? Il 90% del tempo comunque abbiamo una vita frenetica, tutti hanno una vita frenetica, e anche vestirsi diventa comunque un momento frenetico, nel senso che magari la mattina, gli ultimi 10 minuti, prendo sempre lo stesso paio di pantaloni, lo abbino sempre con lo stesso maglione perché so che quell'outfit funziona, l'ho già provato, mi piace, mi sta bene, indosso sempre quello. Quello che ti consiglio io però è di sperimentare il tuo armadio, nel senso la moda ha bisogno di tempo, necessita tempo e lo styling si crea anche provando, sperimentando, giocando con i vestiti e quindi di conseguenza questo richiede tempo, ti ci devi dedicare. Se non ti ci dedichi difficilmente si arriva a qualcosa, nel senso che si arriva al prendo questo e questo, metto insieme e via. Questo è un buonissimo punto di partenza anche proprio per utilizzare i tuoi capi rendendoli versatili, perché se sai che quel capo, cioè se non sai che quel capo effettivamente può stare bene con un paio di jeans, ma può stare bene anche con una gonna in satin, e lo abbini sempre con il paio di jeans, non penserai mai a quell'altro abbinamento e quindi lo utilizzerai soltanto sotto una veste magari casual e non sotto una veste un po' più chic, un po' più glamour, un po' più da aperitivo, per dire.
Quindi hai anche un po' la mente limitata sotto questo punto di vista, no? Non riesci a creare abbinamenti. Quindi quello che ti consiglio io è prenditi una o due rete di un pomeriggio, di un sabato pomeriggio o del tuo giorno libero di lavoro, ti metti là con un bel bicchiere di vino davanti al tuo armadio, apri le ante e dici: ok, io questo paio di jeans, porca miseria, lo voglio abbinare con tantissime altre cose, non sempre con le solite due cose. Prendi e lo abbini con tutto e vedrai cosa funziona e cosa no, in modo tale che i giorni seguenti avrai gli outfit già fatti sostanzialmente, già fatti perché sai con cosa può stare bene quel paio di jeans. Ora, il paio di jeans, fatalità, è una cosa che sta bene quasi con tutto. Quella gonna può, per dire. Quinto e ultimo errore che commettiamo è quello di non investire quello che possiamo in alcuni pezzi. Ovvero, secondo me, molti di noi hanno delle possibilità economiche, non ti parlo di possibilità economiche da andarti a comprare la borsa da 5.000 euro, parliamo di investimenti sui 100-200 euro, che però possono davvero cambiare il modo di vestirti, nel senso che credo che a tutte piace vestirsi bene spendendo poco. Avevo proprio fatto un video da questo titolo, e io sono una grande fan, infatti, credo che ci si possa vestire bene spendendo poco, ma credo contemporaneamente che alcune volte sia necessario investire su dei pezzi, su dei pezzi. Ora tu dirai: ok, investi sui capi basic. La tico è una tua scelta, sì o no? Quello dipende molto da te, da quelle che sono le tue necessità. Io non investirei probabilmente su dei capi basic per forza, piuttosto forse investirei su dei capi belli di qualità che magari metto soltanto nella stagione invernale o soltanto nella stagione estiva, ma che so che metto tanto. Comunque, i capi di qualità hanno una maggior qualità. Prima di tutto, hanno cuciture migliori, tessuti migliori, un fit migliore. Sono tantissimi i pro di avere un capo di qualità, che non per forza deve essere sinonimo di averlo firmato del brand del momento, anzi, esistono tantissimi brand di qualità che non sono così famosi. Quindi bisogna stare un po' attenti e capire su che direzione andare. Però quello che ti consiglio è, se hai la possibilità economica, anche minima, di investire su un capo che sai che indosseresti tantissimo tutta la stagione invernale o tutta la stagione estiva o tutto l'anno, investi, perché ti può davvero tornare utile. Non è un cambio che devi fare dopo 2 anni, ma è un cambio che dovrai fare magari dopo 10 anni, o che invece ti può durare tutta la vita. Quindi dipende un po' da te, però tienilo presente e secondo me è una cosa su cui si deve pensare un po' di più, quindi comprare meno, ma comprare più razionalmente, ecco. Ecco quindi 5 errori che secondo me si commettono di più parlando di guardaroba, e un po' di se stesse. Spero che questo video ti sia stato utile, se così è stato ricordati di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.